sapete, in questa regione, anche come Italia Lavoro e come Assessorato Lavoro, è da tempo che abbiamo lanciato attività, abbiamo realizzato iniziative con l'obiettivo di sostenere gli istituti superiori della Puglia e le 5 università pugliesi, innanzitutto di dotarsi e di organizzare un servizio di placement, quindi un servizio strutturato per garantire ai ragazzi che escono dalla scuola superiore piuttosto che ai ragazzi che escono dall'università una serie di servizi e una serie di politiche attive per il lavoro, perché il nostro obiettivo con i programmi, con i progetti, con le misure di politica attiva è cercare di accorciare il tempo di ingresso nel mercato del lavoro dei nostri giovani che escono dalla scuola superiore e dei nostri ragazzi che escono dall'università. Quella di Fixo è stata un'esperienza che io consiglierei, nonostante, ripeto, la complessità, l'enorme sforzo richiesto alle scuole dal punto di vista organizzativo, credo che sia un'esperienza che è servita ai ragazzi. Ed è servita anche alla scuola, o almeno ai docenti, al gruppo nutrito nella mia scuola di docenti che hanno sostenuto questa iniziativa, a voler costruire sul campo una competenza che era un po' difficile, basarla soltanto sulla buona volontà, su qualche lettura, su qualche informazione. Invece, accompagnando dei professionisti, hanno avuto modo di non solo di essere efficaci loro stessi, ma anche di, ripeto, avere un'esperienza che oggi si può mettere a frutto. La stessa cosa noi ci auguriamo che avvenga con il piano Garanzia Giovani. Il ragazzo che si iscrive a Garanzia Giovani, non c'è qualcuno che te lo va a mettere in una lista, quindi ragazzo proattivo si va a iscrivere a Garanzia Giovani. Entro 2 mesi viene chiamato dal centro territoriale per l'impiego per gli fa la prima DIT, eventualmente non è iscritto, cioè la disoccupazione, la dichiarazione di immediata disponibilità, oppure fa l'aggiornamento di una vecchia DIT, fa il primo colloquio di orientamento, fa il patto di servizio, dopodiché il ragazzo si ritrova in un sistema fatto di ATS, cioè associazioni temporanee di scopo, dove ci sono sia attori pubblici che privati che si occuperanno del suo futuro. In Puglia abbiamo preparato un bando non proprio semplice, dove in qualche modo le ATS, le 11 ATS che si sono costituite, dovranno fare una serie di servizi. Quindi il ragazzo cosa fa? A seconda della sua propensione, cerca di avere dei colloqui conoscitivi con i referenti delle ATS, sceglie la propria ATS. Non siamo andati a rispondere al bando di garanzia giovani, abbiamo, come dire, colto nel bando il senso fondamentale della partecipazione, della richiesta di partecipazione delle scuole fixe e dell'università, intuendo che ci fosse, come dire, l'idea di mettere a sistema tutte le politiche attive. Ma la verità è che dal punto di vista delle procedure amministrative e tecnico è pensato come qualcosa che viene attuato dagli enti di formazione. Cioè, abbiamo una struttura organizzativa che viene sostanzialmente attivata dagli enti di formazione e nella quale è difficilissimo lavorare contestualmente con tutti i soggetti. Ho avuto la fortuna di lavorare in tutti i contesti, sia del progetto FIX sia di Garanzia Giovani, però come consulente alla persona. Garanzia Giovani possiede una grossissima potenzialità che vi dà la possibilità di costruirvi, ma veramente lo dico, costruirvi un pezzo della vostra strada lavorativa. Io voglio dire questo, io cercherò assolutamente anche l'apprendistato, insomma, può essere sicuramente uno strumento importante, tutti gli strumenti sono importanti e necessari, però vanno usati bene, cioè vanno assolutamente, devono essere intanto veloci, perché Garanzia Giovani, diciamo la verità, diciamo, ci sono stati un po' di intoppi, l'apprendistato, la formazione, l'istruzione, eccetera, servirà, deve servire poi per introdursi al meglio nel mondo del lavoro. Essendo la dirigente del servizio scuola mi sono occupata essenzialmente delle azioni incentrate sulla formazione da erogare attraverso le scuole. La misura 2D,
Però devo dire che è stato un progetto molto complesso, per il quale sono state spese veramente tantissime energie. È stato molto complesso e molto difficile, soprattutto il lavoro diciamo istruttorio connesso all'individuazione delle azioni da porre in essere per ottimizzare al massimo i risultati che il progetto Garanzia Giovane poteva erogare a favore dei giovani. A Fixo direi che molto probabilmente bisognerà insistere, oltre che su un'operazione di comunicazione, perché mi pare di capire che qualcuno ha lamentato ancora un deficit di informazione sull'operazione, anche un forte supporto in termini di intermediazione. Un portale di supporto all'orientamento in toto, quindi diciamo dal primo ciclo fino all'apprendimento permanente sostanzialmente, potesse essere un ottimo strumento sia per orientare i giovani che per aumentare la capacità attrattiva dei nostri percorsi. Pertanto sono sincera dicendovi che attualmente ancora, se vi dovete orientare sulle università, purtroppo, oltre ad Universitaly, che è un ottimo portale da cui noi prenderemo delle informazioni, non abbiamo ancora i dati all'interno dell'osservatorio, però abbiamo un tecnico che attualmente sta facendo questo. Sarà possibile orientarsi anche a livello tematico, cioè voglio studiare sul turismo per esempio, mi interessa quello, allora si digita la parola turismo e vengono fuori percorsi relativi al turismo dal secondo ciclo in poi, quindi post diploma, che siano dalla formazione professionale fino ai percorsi universitari. E siamo stati sede del progetto Fixo come altri istituti della scuola, del territorio pugliese, solo che noi abbiamo voluto sfidare un po' il nostro territorio liccese, ci abbiamo voluto coinvolgere i licei. Abbiamo coinvolto 150 ragazzi della rete, nella nostra scuola, noi siamo un istituto professionale, abbiamo raccolto, abbiamo risposto a 60 ragazzi e 10 di questi erano ragazzi che già avevano conseguito il diploma, quindi sono tornati a scuola. E questo è fondamentale, Fixo dà questa opportunità, però non è stato semplice far ritornare i ragazzi a scuola per far sì che per far capire loro che la scuola diventa un'agenzia, cioè diventa un punto di riferimento che va oltre, un ponte, no? E che va oltre quella che è l'esperienza prettamente e puramente scolastica. L'esperienza Fixo ci ha portato un'interessante innovazione, più che altro nella strutturazione, nella sistematizzazione di alcune procedure che noi comunque già avevamo nella stessa scuola. Anche l'esperienza di aver fatto il video curriculum per quanto riguarda gli allievi è stata una cosa positiva che ha consentito agli stessi di mettersi in gioco e di provare anche in lingua straniera. Un punto critico probabilmente sono i tempi e l'analisi di placement. Le misure per accompagnare i ragazzi naturalmente devono essere diversificate, le 51 scuole sono le 51 scuole, ma non so se coprono l'intero territorio e quindi è tutte le opportunità e tutti i settori che fanno sì che la nostra Puglia diciamo sia più grande possibile. Quindi questa era più che altro la preoccupazione che abbiamo nei confronti dei ragazzi e la responsabilità che a nostra volta abbiamo nei loro confronti. L'obiettivo, come vi dicevo prima, è portare a pareggio, a pari tutte le scuole pugliesi affinché diventino un punto di riferimento ai ragazzi che cercano lavoro, che hanno necessità dell'orientamento, di una formazione specialistica finalizzata ad un'opportunità occupazionale, allo start-up d'impresa, un'esperienza di tirocinio e di lavoro all'estero. Tutti strumenti che abbiamo messo in un unico contenitore che si chiama Garanzia Giovani.